Ciao ragazzi, bentornati sul canale, bentrovati, come state? Io alla grande, avete visto le novità come sono evolute in maniera veramente torrenziale, proprio un fiume in piena, un fiume con le rapide. Il 2019 è iniziato veramente scoppiettante, e quindi avete visto che siamo tornati on the road again con Brontolo 2.0. Proprio di lui volevo darvi qualche piccolo input, qualche novità. Questa mattina mi sono visto con l'elettrauto, abbiamo parlato dei pannelli, di quello, di quell'altro. Lui mi ha detto: guarda Daniele, a quanto vedo sei più ferrato di me. Secondo me, se lo fai tu il lavoro del pannello solare, come hai fatto già sul vecchio camper, viene meglio di come te lo possa fare io, perché io di queste cose ci leggo poco. Quindi ho deciso che il pannello solare lo installerò io personalmente con il regolatore di carica. Quello che ho fatto con Brontolo 1 lo farò con Brontolo 2.0 The Next Generation. Comunque ci siamo visti con questo amico carrozziere, quello con cui ho restaurato Brontolo 1. Vi ricordate i vecchi video? Se voi li andate a vedere, magari dico per i nuovi, quelli che non mi conoscono, nei vecchi video, nel vecchio Brontolo, ci sono le varie fasi anche lì di lavorazione, quando abbiamo smontato tutta la parte posteriore che era tutta infiltrata, abbiamo cambiato il legno, abbiamo cambiato la coibentazione, abbiamo rimesso a posto tutto quanto, abbiamo messo mano alla carrozzeria, riverniciato, rimodernato e personalizzata tutta la parte esterna e interna del camper. La stessa cosa però solo nella parte esterna e poco nell'interno, perché l'interno è veramente nuova, ben fatta, è spettacolare. Vi dico solo che il mio camper ha addirittura una divisione in due, cioè praticamente c'ha una stanza, una divisione di legno, ma legno massello, nel senso proprio legno pieno, non il compensato che possiate pensare, una divisione che lascia la truma, il bagno, l'armadio e la stanza da letto matrimoniale divisa da tutto il resto, la parte, diciamo, la zona notte è divisa dalla zona giorno, volendo con una scorrevole, ma non a soffietto, che sono brutte e fanno rumore, proprio con una lastra di legno bella, è fatto bene. Ma del resto Mobilvetta costruisce yacht, non è che costruisce costruzioni Lego. Mobilvetta è un po' una garanzia, non è la garanzia, ma è una garanzia, una buona e un'ottima cellula. Detto questo, abbiamo controllato questa carrozzeria e abbiamo deciso, per ora, se non cambiano ulteriormente i piani, di riverniciare. Ovviamente tagliamo, ricostruiamo, modelliamo, stucchiamo, freniamo tutte le parti dove c'è la ruggine, la tagliamo via, quindi ricostruiamo il pezzo saldato con filo continuo e tutto quanto, come si deve fare, come facevamo in carrozzeria ai tempi che furono. Quindi quella parte della cabina, la parte della cellula, abbiamo deciso di riverniciare completamente, almeno per ora questa è l'intenzione, tutto il camper, dalla A alla Z. 7 metri di camper, tutto interamente riverniciato, e poi sulla vernice applicheremo delle grafiche personalizzate. Poi lo vediamo man mano. Comunque sia, non sarà tutto bianco, quindi ci sarà poi da lavorare a livello estetico, personalizzazione, per renderlo quello che sarà poi Brontolo 2.0. ovviamente non può certo mancare la scritta Brontolo 2.0. mi riconoscerete quando mi vedrete per strada, mi riconoscerete, spero che mi riconosciate, e magari un saluto, un caffè ce lo prendiamo. Lo sai, io sono Tizio, io sono Caio, io sono Sempronio, e ci vedremo così, spero. Quindi per ora questo è il primo approccio del restauro dopo il lavaggio, riverniciatura completa del camper. Stiamo aspettando di mettere a punto gli ultimi conti, diciamo, del preventivo. Sono andato già dai miei fornitori di una volta di vernici, ho già fatto la lista del materiale, non l'ho preso perché siamo ancora lontani dalla riverniciatura, quindi la vernice è sempre bene non tenerla nei barattoli, quindi lasciamola nel tintometro, poi quando è il momento la metteremo nei barattoli, 1, 2, 3 kg, quella che ci vorrà, poi non è un problema, ce l'ho a 200 metri da casa, quindi vediamo un attimino il da farsi. Per ora vi lascio così,
pomeriggio. Mo mi vado a fare un giretto col camper, penso proprio che me ne vada in zona mare col camper, perché così gli faccio conoscere lo Ionio della Calabria, il mio Brontolo 2.0 che non l'ha mai conosciuto, quindi il primo approccio glielo facciamo così. Andiamo a fare una passeggiatina al mare e vediamo di sederci in dinette io e mia moglie con una bella tazza di caffè caldo, ma voi sarete con noi? Perché vi porterò con noi, non vi preoccupate, non vi lascio mai soli ragazzi. Il blog è un video giornaliero quando uno si muove, certo quando c'è la routine del giorno tutti i giorni no, però quando si fanno queste cosettine voi verrete con me, ci faremo una bella tazza di caffè caldo e parleremo cosa faremo, cosa non faremo. Secondo te va bene così? Secondo te va bene colà? Su un gruppo camperisti fai da te squattrinati, perché i camperisti squattrinati sono la migliore razza, sono quelli che non hanno tanti soldi per poter far fare tutto agli altri, fanno un po' loro, e sul gruppo ho messo le foto del mio chiedendo aiuto tra virgolette, dicendo ragazzi voi che idee avete, come la fareste voi la grafica su questo camper? Con l'aiuto di tante persone si elabora meglio, si elabora molto meglio l'idea di come poterla andare poi a personalizzare, no? Perché si può accendere una lampadina, io già ce l'ho un'idea, però come tutte le cose si può sempre migliorare, mica solo peggiorare. Un vecchio saggio disse, se due persone hanno un tappo dell'obiettivo e se lo scambiano tra di loro, ognuno di loro avrà sempre un tappo dell'obiettivo. Se due persone si incontrano e hanno ognuno un'idea e se la scambiano, ognuno di loro avrà due idee. Condivisione sempre. Per questo noi amiamo YouTube, non è vero? Ciao ragazzi!